Allora, c'è qualcuno che mi chiede se mente locale è un concetto difficile. E non è un concetto difficile, posso tranquillamente dire che non lo è perché mente locale in realtà è qualcosa che tutti facciamo, perché effettivamente è quando cerchiamo di capire qualcosa che ha a che fare col nostro contesto di diretta riferimento, cioè in qualche modo la mente locale è il fatto che ci sono alcune cose che possiamo capire soltanto se siamo vissuti in un certo posto. Quindi la mente locale è il fatto che c'è un rapporto molto forte tra come noi funzioniamo e il luogo in cui siamo. E poi è soprattutto il luogo che ci è più familiare, cioè in qualche modo la mente locale è proprio una specie di costruzione simbolica, mentale, ma anche non simbolica, anche pratica, per cui siamo capaci di capire alcune cose solo se siamo in certi posti. E poi siamo in qualche modo siamo anche il risultato di certi posti, cioè in qualche modo la mente locale è il fatto che noi siamo carne e geografia, cioè che in qualche modo abbiamo a che fare con una costruzione di noi stessi che ha a che fare molto con i luoghi in cui cresciamo, in cui viviamo. Quindi la mente locale è qualcosa che ha a che fare moltissimo con l'idea che c'è una cioè che noi siamo fatti di un complesso generale, per cui a un certo punto diventiamo anche la geografia di noi stessi, no? E non solo, ma in qualche modo c'è un livello sia subconscio che un livello conscio, per cui capiamo le cose a partire dai luoghi in cui siamo vissuti, cioè, insomma, in qualche modo, questo poi molto banalmente vuol dire che siamo sempre situati da qualche parte, anche se non ce ne rendiamo conto. Cioè, una delle cose che a me ha ispirato per scrivere Mente Locale è questa idea di fondo che da qualunque parte siamo sempre da qualche parte. Cioè, l'idea di fondo è che per quanto possiamo pensare di essere astratti, per quanto possiamo essere virtualmente da qualche parte online, però noi siamo il nostro corpo e noi siamo sempre in un qui. Questa è una cosa innegabile e questo qui non è una cosa accessoria, è qualcosa che ci costituisce, cioè che crea noi stessi momento per momento. Questa è l'idea. Poi ovviamente questo è molto più forte nelle culture che hanno un senso molto più forte del luogo. Nel senso che in qualche modo le culture indigene, che sono quelle che vivono del proprio posto, che vivono delle risorse del luogo in cui vivono, sono culture che hanno una identificazione molto più forte tra se stessi e il luogo. E questo però è interessante perché in qualche modo è come se il nostro rapporto con la geografia circostante è un rapporto tra corpi. Quindi abbiamo un rapporto con gli alberi che abbiamo intorno, un rapporto con gli edifici, un rapporto con la città, un rapporto con la foresta, cioè c'è una forte relazione che io chiamo mente locale, ma dove vorrei assolutamente far capire che mente non significa il pensiero, cioè mente è la traduzione di mind per un verso e l'altro, per altro verso di esprit. Però soprattutto è un'espressione napoletana, perché mente locale viene dal sud Italia e viene dal fare mente locale, che è un'espressione straordinaria perché non è traducibile in altre lingue, nel senso che esiste local knowledge in inglese, esiste focaliser, no? In francese, però è difficile trovare questo concetto di una unità tra un luogo e l'attività di comprensione che è vivere in quel luogo, ma anche l'attività non solo di comprensione, ma l'esperienza, la capacità di fare esperienza del mondo. Quindi, insomma, fondamentalmente, allora, e di cosa tratta questo libro? Cioè, detto così, sembra che sia tutto risolto. Tratta del fatto che effettivamente è un'attività che non è che abbiamo perduto, perché lo facciamo costantemente, però è un'attività di cui non ci rendiamo conto, cioè della cui preziosità, del cui valore, della cui fatica.
non ci rendiamo conto. Cioè, noi costantemente facciamo mente locale, cioè costantemente cerchiamo di capire le cose in qualche modo contestualizzandole, che oggi è una situazione molto provocatoria, perché nonostante che noi siamo convinti del fatto che buona parte di ciò che facciamo si svolge in una realtà virtuale, in realtà non è così. Cioè, in realtà noi continuiamo a ragionare in termini di nostro rapporto con il luogo in cui stiamo. E questo però è interessante, per esempio, perché adesso, in questo periodo di post-pandemia, probabilmente aggiunge qualcosa, nel senso che è come se in questo periodo di lockdown abbiamo ridovuto far mente locale, cioè siamo stati costretti in qualche modo a renderci conto con maggiore consapevolezza come il luogo che ci ha contenuto in questi mesi è un luogo che ci ha influenzato moltissimo, molto spesso deprimendoci, molto spesso chiudendo l'orizzonte, no? Dentro cui viviamo. Però anche in qualche modo facendoci capire che non si può essere indifferenti al luogo in cui siamo. Cioè, nel senso che indifferenti nel bene e nel male, nel senso che probabilmente il lockdown ci ha dato anche la voglia di essere altrove, no? E però anche la dimensione del fatto di essere costretti a stare in un posto, no? Quindi in qualche modo c'è una differenza tra il potere andare in un altro posto e lo doverselo solo immaginare, che è quello che noi facciamo quando usiamo i media. Cioè, in qualche modo la mente locale è dannatamente concreta, cioè non è sostituibile con un volo pindarico, non è sostituibile con uno Skype, non è sostituibile con una visita online di un posto, no? La mente locale invece è qualcosa che può accadere soltanto se tu con il tuo corpo, che è il tuo, sei in un luogo. Quindi in qualche modo c'è una dimensione proprio di come si può dire, di embodiment, di fortissima relazione di se stessi, con un qui. Tutto il lavoro che c'è in questo libro è un lavoro in qualche modo in cui si cerca di raccontare come alcune culture hanno fatto mente locale, come alcuni poeti o alcuni scrittori come Borges, ma anche altri, hanno fatto mente locale, e soprattutto è un tentativo di capire, per esempio, come le città in cui noi viviamo sono un luogo che è avverso, oppure che invece è favorevole alla mente locale. Dove, appunto, il punto è che la mente locale può anche essere devastata, può anche provocare dei disturbi molto forti. Proprio nel senso che il situarsi da qualche parte è un'attività fondamentale proprio per la generale sanità, nostra sanità mentale. Qui c'è il simbolo di tutto questo, che è l'Omarel, che è questo specie di carta di tornasole, no? Se in realtà i luoghi continuano a essere abitati, perché effettivamente l'Umarell non è sostituibile con niente, non è sostituibile con una telecamera, no, che sorveglia i cantieri in atto. Cioè, l'Umarell è uno che fa un'attività inutile di presenza in un posto, ma che è fondamentale, perché lui si rende conto di quello che avviene, no? Che anche lì è una chiave fondamentale della mente locale, perché la mente locale è un rendersi conto del luogo in cui si vive. Allora, molto in sintesi, mente locale l'ho inventato io, però esisteva presso i napoletani, è un'espressione a cui sono legatissimo, ed è un'espressione che mi ha aiutato molto poi a sviluppare tutta una serie di altre cose, tra cui per esempio anche capire come la gente si dà delle regole per vivere insieme, che fa parte anche questo della mente locale. Però, per esempio, io sto lavorando adesso su altre dimensioni, tipo sull'imbarazzo. L'imbarazzo, per esempio, è negli esseri umani qualcosa che ha molto a che fare con la mente locale, cioè col fatto che ti rendi conto di essere fuori di luogo in un contesto in cui sei, no? Quindi, insomma, questa cosa della relazione fortissima tra il rendersi conto di dove sei e tirarne delle conseguenze è una cosa
secondo me molto importante. È stato un libro, ed è un libro importante per i cosiddetti architetti, ma anche per tutti coloro che si occupano in qualche modo di spazio. Io credo che sia un libro importante per coloro che si occupano di arte, è un libro importante per ridefinire la vita quotidiana, è un libro importante secondo me per l'antropologia, perché è uno dei primi libri che ha unito l'antropologia con l'architettura, quindi in qualche modo ha fatto capire che c'è una connessione fortissima tra questi due campi, ed è, secondo me, un libro divertente, cioè non è un libro... È un libro in cui si raccontano cose abbastanza appassionanti. Detto questo, grazie.